Buongiorno a tutti ragazzi, il vostro Seba Girota che vi parla, buon inizio weekend, buon venerdì a tutti quanti. Qua non piove, però è appiccicoso, sembra di essere cascati dentro un secchio di Vinavil, dentro una vasca di Vinavil, non vuole piovere, ci gira tutto intorno, qui no, siamo l'Isola Felice. Come vedete stamani, ora sono staccato un attimo dal lavoro, piccola pausa caffè. In mezzo ai fiori, il vostro Lord delle colline è tutto fiorito stamani, guardate, tutto circondato da fiori. E niente, facciamo un attimo il punto della situazione della partita di ieri sera. Ieri sera, allora, non potete capire che è smaltita. Ieri sera non potete capire che smaltita che ho avuto, non potendola guardare che era al lavoro. Seguendola ogni tanto il telefono col risultato live e in diretta, vi potete immaginare, quando ho visto 1-0 per loro ho detto ai merda, poi ho visto 1-1, 2-1, 3-1, poi hanno fatto il 3-2, ho detto merda, 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 considerando che, tenendo conto che ci sono stati c'erano i giovani in campo. Grandi prospettive, però per il momento ancora gli manca quel pizzico di maturità, dai, anche troppo hanno fatto, poveretti. E insomma, potete capire che smaltita che ho avuto, che smaltita, che smaltita. Non potendola vedere, pensando a lavorare e poi ogni tanto guardando il risultato, avevo i nervi a fior di pelle. Fumo. Vuole, è finita. E niente, poi mi sono riguardato gli highlights, devo dire che il primo tempo è stato un buon primo tempo, da quello che ho visto, il secondo un po' calati, ma quello era normale perché era una squadra fisica, si vedeva, qualche buon giocatore ce l'hanno, di corsa, di fisico, anche con un po' di tecnica, non sono male, erano tutt'altra squadra rispetto al Shamrock Rovers, più completa, si vede che, e poi erano anche più avanti di preparazione, perché loro già mi sembra un paio di mesi che giocano, e sicché era normale soffrire. A noi ci mancavano tutti là davanti, abbiamo giocato con Colombo e Poretto, che 19 anni, 18, quanti ce l'ha, e anche segnato, quello ragazzi è forte. Poi c'è Cancelanoglu che ha trascinato tutta la partita la squadra, ha unito classe, quantità e qualità. Poi le reti sono colpi da maestro, colpi da biliardo, sono qualcosa delle reti da, vi giuro, da eiaculazione precoce, davvero. L'ho rivista e momenti eiaculo sul serio, vengo. Mi è venuto un orgasmo improvviso quando ho visto, soprattutto la seconda, mamma mia. Centrocampo tutto bene, un pochino in ombra, Castillejo e Bennacer, che si sta confermando ancora ad alti livelli, per fortuna. E Tonali ancora un po' fuori dagli schemi, un po' fuori condizioni, tanti già lo criticano, ma ragazzi, ma aspettiamo, abbiamo iniziato ora, con calma, con calma. Fatelo entrare negli schemi, con calma. Vedete che quello è forte, i piedi ce l'ha, la tecnica, visione di gioco, non gli manca niente. Davanti ho detto Colombo e Castillejo, ma Castillejo anche lui è un pochino fuori, un po' troppo, ritornato un po' quello dei primi tempi, un po' pasticcione. E Donnarumma ha due o tre belle parate, qualcuno ci ha voluto bene, meno male che le ultime due occasioni sono capitate a Duccia Battoni, perché se capitava uno che magari aveva un pochino i piedi un po' più dritti, erano reti. E si rischiava veramente sul 3-3, si rischiava veramente, veramente di andare fuori, perché quelli fisicamente stavano meglio di noi. Comunque è presto per giudicare, ha ragione Pioli, c'è ancora tanto da lavorare, ci servono almeno un paio di innesti con un po' più di qualità. Soprattutto un terzino e un altro centrocampista. E chi viene bene, basta che porti qualità, corsa, quantità e voglia di che venga affamato e che voglia di vincere. E niente, ora stiamo a vedere, qui ci tocca il playoff per entrare in Europa League.
E che vi devo dire? Sono all'inizio stagione, appena iniziato. Io ho buoni presupposti, vedendo la squadra, ci sono buoni presupposti. Ora stiamo a vedere come va, come inizia. Poi c'è Ibra e Duarte, ora rifaranno altri controlli perché sicuramente non è finita. Non è finita, speriamo, perché dice che c'è voci in giro che dicono che praticamente se c'è un tot di positivi in una squadra, la squadra può rischiare anche di essere ovviamente non ammessa al campionato o squalificata. E vediamo se è vera questa voce, ma non sono sicuro. Ho sentito su internet qualche chiacchiera, qualche commento. Speriamo di no, se no la stagione andrebbe tutta a puttane. Anzi, così si va tutti a puttane e vediamo. Ora testa al campionato, anche senza Ibra, testa alta, col Crotone, forza Milan, sempre. Vediamo, facciamo vedere chi siamo, anche se mancano giocatori importanti. Gramaglia, quella va rispettata, bisogna sempre andare fino in fondo e cercare sempre di entrare in campo, sempre a portare a casa il risultato, mai, mai, mai arrendersi prima. Aspettiamo il mercato, nuovi sviluppi. E grazie per avermi seguito, Bastos e Barzillotto, come ho detto vi auguro un buon fine settimana, un buon weekend, buon venerdì e vi saluto, a presto, ciao!